raccontiamo la storia del ragazzo, del lupo e della pecora. Oh, il ragazzino che gridava al lupo. Perché gridava al lupo? Perché non sapeva come dire "Uah!". Joy, perché non fai finta di essere il pastorello e ci racconti tutto? Certo! Sono un pastorello con le sue pecore. Mi sforzo di non addormentarmi, perché a volte può essere noioso guardare tutta questa erba verde. Ehi, io ho un'idea. Penso che farò uno scherzo a tutta la gente della città. Farò finta che sia passato un lupo che inseguiva le mie pecore. Aiuto! Aiuto! Aiuto, aiuto! È apparso un lupo! Siamo spaventati! Ha inseguito le mie pecore! Oh, caro! Oh, no! Che brutto! Oh, cielo! Dobbiamo correre ad aiutarlo! Gli abitanti del villaggio corsero, ma le pecore stavano bene, il ragazzo Stavo rise. Stavo scherzando, ragazzi! Ma non era uno scherzo divertente. Vergognati per averci fatto preoccupare tutti! Pensavamo che tu e il tuo gregge foste nei guai! Oh, era solo uno scherzo! Non sai stare allo scherzo? Il giorno successivo il ragazzo fece un piano all'alba. Rifarò anche tutt'oggi, così non mi annoio. E si mise a ridere. Aiuto, aiuto, è apparso un lupo. Siamo spaventati, ha inseguito le mie pecore. Oh, caro, sembra un problema. Così gli abitanti corsero, ma le pecore stavano bene, il ragazzo rise. Stavo scherzando, ragazzi. Penso che faresti meglio a chiedere scusa. Sì, chiedi scusa. Ci ha ingannato di nuovo. Questo non è carino. Ci hai mentito. È stato solo uno scherzo. Gli abitanti del villaggio non erano contenti, ma il pastorello pensava che fosse divertente che lui ancora una volta li avesse ingannati. Scommetti? Un giorno, mentre era con il gregge, apparve un lupo e lui rimase scioccato. Gridò alla gente del villaggio: aiutatemi, per favore, questo non è uno scherzo! La la la. Vuoi un'altra tazza di tè? Non ti dispiace se lo faccio? Ma nessuno lo aiutò, pensavano che fosse ancora uno scherzo. Ignorarono il pastore, si rilassarono a bere il tè. Ehi, questo non è divertente! Aiuto, aiuto, è apparso un lupo! Siamo spaventati, sta inseguendo le mie pecore! Ma purtroppo non arrivò nessuno. Il pastorello si rese conto che nessuno gli credeva più. Il ragazzo arrivò di corsa in città, tutti si radunarono. È lui che ci ha fatto impazzire. Mi dispiace di essere stato così cattivo. Lo sono davvero. Ho imparato la lezione e non mentirò mai più. Yeah! Yeah!